Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati a Storie in diretta, il format di interviste in diretta Facebook di Storie di Napoli con i nostri svariati ospiti. Proprio a tal proposito vi presentiamo oggi Paolo De Marco, ex docente di Storia Contemporanea e uno sicuramente dei più grandi storici che abbiamo in Italia, soprattutto per quanto riguarda il periodo della Seconda Guerra Mondiale, autore di un libro che viene insomma inserito fra le Bibbie dei libri storici sulla Seconda Guerra Mondiale, ovvero Polvere di Piselli, Paolo De Marco. Allora, salve, buona giornata a tutti, auguri e cominciamo subito. Benissimo, partendo proprio dal suo libro Polvere di Piselli, che cos'è questa Polvere di Piselli nel post-guerra, insomma? Allora, la polvere di Piselli è uno di quei cibi che vengono forniti, cibi in scatola, che vengono forniti dagli alleati. Io in realtà ho messo proprio questo titolo, Polvere di Piselli, perché volevo dare un'idea dei rapporti tra alleati e napoletani. Nel senso, la polvere di Piselli è uno di quei viveri che consentono ai napoletani di sopravvivere. Ma faceva schifo ai napoletani, cioè almeno le persone di una certa età trovavano questa polvere quasi immangiabile. Alcuni addirittura la usavano come polvere per dipingere come colla anziché come cibo. Allora volevo semplicemente spiegare che il rapporto con gli alleati era un rapporto complesso, c'erano elementi positivi, elementi negativi, c'erano elementi culturali, perché sempre parlando della polvere di Piselli, mentre non piaceva per nulla alle persone anziane, piaceva ai bambini, quindi altri gusti. Cioè le persone anziane preferivano molto, che ne so, la polvere d'uovo. Ne facevano frittate. Invece i bambini erano più adattabili, quindi volevo far vedere proprio come i rapporti, la contaminazione, no, dei rapporti cambia ceto per ceto, generazione per generazione. Questa polvere di Piselli fu portata dagli alleati tra i vari viveri, ma come fu effettivamente l'ingresso degli alleati a Napoli, calcolando che il 1 ottobre del 1943, prima che terminasse in maniera ufficiale, che ci fu appunto la conquista anche di Roma da parte degli alleati, arrivarono a Napoli, una città che era distrutta. Sì, insomma, quasi, quasi distrutta. È dunque una città, prima di tutto, da ricordare, libera, perché buona parte della città era stata liberata dai patrioti con le quattro giornate, che è il primo episodio importante nella storia europea, cioè Napoli è la prima grande città europea che si ribella ai tedeschi e che riesce a vincere contro i tedeschi. Dopodiché si è sempre detto, molti storici hanno ricordato che era un episodio marginale, non paragonabile alla resistenza del nord, però va ricordato, intanto ci sono centinaia di morti, quindi non era un episodio irrilevante. Va ricordato che costringe i tedeschi a ritirarsi prima di quando avessero previsto, quindi prima di poter realizzare quella politica di terra bruciata che era stata ordinata dal comando tedesco. Se vediamo i Kriegstagebuch, cioè i diari di guerra delle unità tedesche in zona, lì sta scritto esplicitamente che quella rivolta non era stata prevista, era pericolosa. Loro temevano un'insurrezione generale, quindi, come dire, ha un certo peso militare, certo, limitato, l'ha avuto. Come si viveva a Napoli? Cioè, c'erano, ad esempio, sappiamo le tubature che erano distrutte, le tubature dell'acqua, quindi il reperimento dei viveri, dei generi di prima necessità, come avveniva? Allora, non avveniva, nel senso che praticamente erano quasi totalmente esaurite le scorte alimentari, perché le difficoltà già si registrano dal giugno e dal luglio del 1943 come effetto dei bombardamenti. Per cui i continui bombardamenti sulle linee di comunicazione interrompono i rifornimenti che vengono soprattutto dal nord. Napoli non ha un underground agricolo,
un hinterland agricolo in grado di coprire le esigenze alimentari della popolazione. È una grande città con un piccolo, diciamo, circondario agricolo, quindi il grosso, per esempio, della farina viene dalla pianura padana, viene dall'Italia centro-settentrionale, questo anche oggi. Con la rottura dell'Italia col fronte, questi, prima con i bombardamenti alleati, questi rifornimenti vengono progressivamente a diminuire. I napoletani sopravvivono con le scorte alimentari. Le vecchie famiglie, come dire, preparavano tutto, no? Che ne so, i pomodori in scatola, le melanzane in scatola, una brava massaia era quella che sapeva ridurre al minimo le spese in salumeria. Ma quando arrivano gli alleati, i napoletani hanno già esaurito tutte le loro scorte. Ci sono testimonianze di napoletani che vanno nelle campagne a raccogliere le erbe, che vanno sulla costiera, negli scogli a raccogliere le patelle. L'unica cosa che si trovava ancora erano le mele. Questo era il cubo. Infatti, quando arrivano gli alleati, la prima cosa che colpisce i napoletani, a parte l'opulenza di questa quinta armata, no? I colori, le divise, i mezzi corazzati, i camion, quest'ira di Dio di mezzi, che fa vedere proprio la differenza enorme con l'esercito italiano e anche con l'esercito tedesco, che è molto meno meccanizzato di quello anglo-americano. La divisa, no, di questi, intanto questi marcantori, questi soldati americani, alti, robusti, ben nutriti, con divise piene di tasche di ogni tipo, no, la tasca, ricordate, il libro tascabile, perché appunto le sigarette, il chewing gum, le caramelle, tutto quello che ci avevano, ecco, tutto questo colpisce i napoletani, ma la cosa che colpisce di più è il pane bianco. Il profumo del pane bianco che viene distribuito dalle cucine della quinta armata è un profumo che i napoletani avevano dimenticato, perché il pane usato in guerra, prima di tutto vi ricordo, la razione alimentare negli anni di guerra è, nell'autunno del 41, 200 grammi di pane, punk e basta. Dopo passa 150 grammi di pane. E basta, non c'è altro. Cioè, quello serve per colazione, pranzo e cena. Poi dico pane. Beh, insomma, pane, per modo di dire. Ma dunque, ci sono state anche delle analisi chimiche su questo pane. C'è di tutto. Tranne il cereale, il grano normale. Cioè, il cosiddetto granone. Cosa si poteva trovare? Ma se... preferisco non dirlo, alcune analisi, si è trovato polvere di marmo, persino polvere di cadaveri in alcuni casi, ma veramente si trovava di tutto, ma soprattutto le persone anziane che sono sopravvissute lo possono confermare. Quel tipo di pane era preparato, intanto questo materiale non eccellente, ma i fornai facevano in questo modo, mettevano molta acqua in questo impasto di farina e altri alimenti, dopodiché mettevano questo impasto nel forno con temperatura molto alta, molto più di quella che doveva essere normalmente. Qual era lo scopo? Creare subito una crosta. In questo modo l'acqua restava dentro l'impasto, quindi il pane pesava di più, quindi loro potevano vendere più pane come peso. Però il risultato qual era? Che diventava subito, ammuffiva subito questo pane, era colloso, raccontano le persone anziane che si tagliava col coltello, il coltello passava e subito si riattaccava, diciamo, il pane. Non era un granché, ed era nero, non era bianco. Quando arriva, il pane bianco fu visto come un qualcosa di incredibile. Basta vedere tutti i documentari con testimonianze di napoletani, tutti dicono sempre la prima cosa, il pane bianco, no? Questo profumo assolutamente dimenticato. Poi ci sono prodotti, il chewing gum, grande scoperta, no? Non esisteva in Italia il chewing gum, le sigarette melassate, il life savers, cioè le caramelle col buco, insomma la cioccolata, tutti i prodotti
assolutamente dimenticato il caffè, lo stesso, il caffè a Napoli oramai era dal 40, che era, diciamo, rarissimo, si usava la cicoria, si usavano altri alimenti. Quindi, come dire, l'arrivo della quinta armata è l'arrivo dell'abbondanza, cioè è, come dire, la società del benessere, è la riscoperta dell'America in una città che per l'emigrazione, il porto di partenza, no? Per milioni di emigranti, già c'era il mito dell'America e questa America adesso arriva a Napoli. Ecco, a Quindi. proposito dei migranti, professore, Dario Reginelli scrive: Americani a Napoli, quanti di loro decisero di vivere per sempre in città e quanti invece ritornarono in patria, magari portando con sé donne napoletane con cui si erano legati? Beh, allora, prima di tutto ricordiamo, noi parliamo di americani, ma in realtà la Quinta Armata è un'armata anglo-americana, cioè in Italia in quel periodo ci sono più britannici, cioè l'ottava armata britannica, più, diciamo, questa Quinta Armata americana del generale Clark, che in realtà è composta di due corpi d'armata, uno americano e uno inglese, britannico. Questi americani che sbarcano e che sono presenti soprattutto a Napoli, dunque, sono un'infinità. Nel porto di Napoli sbarcano complessivamente più di 1,5 milioni di soldati nel corso dell'occupazione. Sono soldati destinati al fronte, ovviamente, però passano per Napoli e diciamo che c'è una presenza all'incirca di almeno 100.000 soldati stabile a Napoli, perché è la principale base logistica alleata, perché il porto di Napoli è un porto estremamente importante per tutto il corso della guerra, è il primo porto nel Mediterraneo, perché prima deve rifornire l'Africa Corps, le truppe dell'asse in Africa, poi diventa il punto di rifornimento della quinta armata, di parte dell'ottava armata. Insomma, è una struttura assolutamente di importanza strategica. E ci sono tutta una serie di depositi, di negozi, di magazzini, mense, caserme, quindi diciamo che la guarnigione americana in questo caso a Napoli è molto nutrita. Ovviamente molti di questi hanno rapporti con donne napoletane, in genere si parla delle famose signorine, che francamente è una discussione. Per me è fastidioso, nel senso si è dato troppo peso a questa presenza di semi-prostitute, perché in realtà le signorine non sono vere e proprie prostitute. Diciamo Che che un'immagine. Allora, intanto ci sono le vere e proprie prostitute, cioè a Napoli c'è un numero enorme di prostitute perché c'è un numero enorme di soldati. Cioè, diciamo che una buona parte di tutte le prostitute dell'Italia del Sud vanno a Napoli proprio perché ci sono i soldati alleati, i quali soldati alleati hanno una capacità di spesa enormemente superiore a quella degli italiani. Un po' gli standard anglosassoni sono ovviamente superiori a quelli italiani. Il cambio della moneta, 400 lire per una sterlina, 100 lire per un dollaro. In quel momento, come dire, penalizzava le lire, cioè i soldati, sia americani che inglesi, si trovavano ad avere in tasca praticamente un salario superiore a quello dei funzionari italiani. Un ufficiale americano guadagnava più di un direttore di banca, più del prefetto. Quindi, voglio dire, c'è una massa enorme di denaro e quindi, come dire, le prostitute vanno dove ci sono i soldi. E queste sono le prostitute. Poi ci sono le signorine, che sono praticamente quelle donne che hanno rapporti con gli alleati, perché le portano a ballare, perché ci sono questi locali di intrattenimento, perché portano al ristorante. Spesso e volentieri hanno anche rapporti sessuali, cioè non sono delle professioniste, chiamiamole così. Ma si è sempre esagerato sul numero di queste donne perché c'è questa immagine letteraria, cioè appunto Norman Lewis, La pelle di Malaparte, la stessa Napoli milionaria, lo ricordate, la figlia Maria Rosaria, che appunto è una signorina, cioè. Grazie.
Diciamo che questa immagine letterale, perché la pelle di Malaparte, io per esempio nel libro non cito mai, non ho mai, io cito Barthes, cito lo stesso Norman Lewis, molti autori, ma non ho mai citato la pelle di Malaparte perché quel romanzo in realtà è una metafora, cioè quando si parla di Napoli in realtà si parla dell'Europa, cioè quel libro di Malaparte vuol far vedere il confronto fra la vecchia Europa, come dire, corrotta. Ma vecchia, stanca, è la nuova America, il nuovo mondo, cosa che voi potete trovare anche in un bellissimo romanzo, quello di Heller, Catch 22, Coma 22, che è un libro comico, ci hanno fatto pure vari film, anche George Clooney recentemente ci ha fatto una serie su Coma 22, ma che è un meraviglioso romanzo che proprio spiega bene questo impatto tra la vecchia cultura europea, scettica, e quella americana. E allora diciamo, gli americani piacciono proprio perché rappresentano un mondo diverso, rappresentano il mondo della libertà. Donne chiuse in casa, sono attirate da questi giovani americani. Molti poi sposano donne napoletane. Per la verità, le autorità, Rimasero effettivamente a Napoli dopo. ma di questi quasi nessuno. Tornarono tutti a casa, ovviamente. Poi tornano, noi gli stessi, perché Napoli diventa una base NATO, forse la più importante base NATO dell'intera Europa, perché c'è il comando per tutta l'Europa del Sud, perché c'è il porto, se pensate alle continue visite delle portaerei, la Saratoga per esempio, l'Enterprise, questo per tutti gli anni 50, 60, la base NATO di Bagnoli, insomma, voglio dire, Napoli è importante. Faccio un esempio, il consolato americano di Napoli aveva 300 dipendenti ed era il consolato più importante del mondo. Questo ci dà un'idea come dire, della presenza. Strategica, certo. C'erano decine di migliaia di americani che vivevano nella zona diciamo, del Vomero Alto, dalla parte verso oltre via Cilea, sono anche legati a, diciamo, le zone vicino alla NATO. Ma erano veramente tanti. Penso Quindi ai si locali. parlano bene, insomma, gli americani, tra povero e posillipo. Sì. Però c'erano anche i napoletani che, come dire, se la passavano bene con gli americani. Io penso sempre alla musica. No, la musica napoletana, da Carosone a James Enese, ci sta proprio questa fortissima influenza del sound americano. Quindi, ma la stessa famosa Tammurriata Nera, no, è una canzone per metà napoletana, ma per metà basata sugli stilemi, sui suoni americani. Napoli, tutto sommato, è la città in cui la contaminazione tra, almeno dal punto di vista musicale, tra la cultura americana e quella italiana è quella che ha funzionato meglio. Insomma, voglio dire, non voglio adesso fare l'elenco dei grandi cantanti napoletani di musica moderna, ma la matrice è quella, cioè è proprio quella lunga frequentazione con i musicisti americani. Per me James Enese è proprio, come dire, proprio l'espressione vivente di questa contaminazione. Senta, Angelone che chiede: buongiorno prof, la decisione di attribuire la laurea causa a Clark, famoso generale che sbarcò a Napoli, da lei definito il nuovo sovrano di Napoli, da chi fu presa? Quali le reali motivazioni? Spieghiamo bene anche chi era la figura del generale Clark. Allora, la famosa aquila americana, no, come veniva chiamato. Intanto saluto Giuseppe, validissimo collaboratore, validissimo creatore di documentari. Insomma, abbiamo lavorato a lungo insieme. Dunque, Clark è uno dei migliori generali americani, e devo dire, generali americani, come gli inglesi, d'altra parte, si trattavano molto bene. Quindi, Collaboratore di Eisenhower, tra l'altro, eh.
Sì e no, cioè, in realtà Eisenhower ha altri collaboratori, Bader Smith soprattutto, cioè, però diciamo è un comandante di armata, quindi è uno che conta molto. Clark farà anche carriera in seguito, diventerà uno dei più importanti esponenti militari americani. Dunque, Clark diventa in qualche modo il re di Napoli. Perché si crea una struttura di governo militare alleato che risponde alle autorità militari. Qualcosa del genere l'abbiamo visto in Iraq alcuni anni fa, no? Ricordate? C'era proprio una struttura che si chiamava governo militare alleato. Per cui, qual era il problema? L'Italia formalmente era un paese nemico. Era l'Italia che aveva dichiarato guerra agli Stati Uniti, perciò arrivano gli americani in Italia, non è che erano venuti per fare i turisti. Allora, una serie di corpi, faccio un esempio, i carabinieri sono un corpo militare, dipendono dal Ministero della Guerra. Allora, si poteva lasciare i carabinieri sotto il controllo dei loro vecchi responsabili, ma in quel caso. Giunta, poi c'era anche il governo Mussolini al nord. Allora, il governo militare alleato assume la sovranità dell'amministrazione italiana. E, come dire, il riferimento finale è Clark, appunto, cioè è il comandante d'armata. Quando arrivò a Napoli, fu addirittura celebrata una messa dal cardinale Scalesi in onore, gli fu data la laurea honoris causa. Sono due cose molto diverse però, perché dico, sono due cose molto diverse, perché Gli furono attribuiti diversi onori. Quale fu la sua importanza appunto a Napoli? allora, diciamo, da un punto di vista simbolico è la laurea honoris causa che è data da Adolfo Modeo, il rettore dell'Università di Napoli, che era un antifascista, era una persona, come dire, estremamente, di grandissimo spessore. Vi ricordo che parte volontario a una veneranda età nella guerra di liberazione contro i tedeschi, quindi una persona assolutamente encomiabile. E allora, in questo caso, Omodeo saluta un liberatore e lo presenta come alleato, cioè in questo caso non è l'Italia paese fascista nemico che mantiene un rapporto con gli alleati, ma è un'Italia antifascista che, come dire, è stata dalla parte giusta da sempre, quindi simbolicamente significa noi siamo, voi siete liberatori, quindi non occupanti, liberatori ma alleati, non occupanti nemici. Diversa la questione della messa, diciamo, del Te Deum celebrato da Scalesi. Lì, come dire, c'è un rapporto tra due potenze, no? Una potenza militare, quella alleata, una potenza reale, nel senso capace di mantenere, esercitare il consenso, che è la Chiesa, la struttura ecclesiastica. E c'è anche un altro problema. A Scalese, il cardinale, è quello che aveva definito Mussolini l'unto del Signore. A Scalesi era uno dei cardinali più filofascisti della Chiesa italiana, quindi aveva qualche peccatuccio da farsi perdonare. E in ogni caso, come dire, sono due potenze. Ricordiamo che la Santa Sede, il Vaticano, è uno stato neutrale. Quindi in Quindi, questo caso, cioè, lei come la vede la messa per il generale Clark? no, ripeto, è importante, soprattutto una messa in cui, se vediamo i filmati, le foto, sono presenti soltanto soldati alleati, tutto il Duomo è pieno di soldati alleati, e, come dire, in qualche modo significa, intanto, appunto, noi celebriamo i liberatori e non gli occupanti, ma significa anche che a Scalesi, in qualche modo, rompe la neutralità, perché la Santa Sede è assolutamente neutrale, deve per forza essere neutrale nella guerra tra tedeschi e alleati, e qui invece c'è in qualche modo un avallo di Ascalesi all'occupazione alleata. Ripeto, probabilmente per compensare il precedente atteggiamento filofascista e quindi, come dire, recuperare un ruolo nuovo. Per giunta, la Chiesa diventerà una grande distributrice nella popolazione degli aiuti alleati.
quindi come dire, recupera molto spazio. Ricordiamo che lo Stato italiano non c'è più, cioè l'8 settembre ha segnato il crollo dello Stato, si stanno formando nuove forme di rappresentanza, di partecipazione. Si è usato il termine, che io non condivido per nulla, la morte della patria. No, quella è la morte della patria fascista, non la morte della patria. Come una nuova in questo caso. Come? È una nuova nascita in questo caso. Sì, certo, certo. Insomma, faccio un esempio banalissimo. Gli italiani godono di pessima fama come soldati. Noi lo vediamo ancora in tanti film di Hollywood. No? Sono simpaticoni, buon attore, ma certo, come soldati, no. Ecco, cavolo, con la resistenza, gli italiani, per loro libera scelta, nessuno li ha costretti, prendono le armi e vanno a combattere una guerra dura. Lì non si facevano prigionieri. Insomma, quindi voglio dire, è stato un atto di coraggio. Così come le migliaia e migliaia di italiani, che anche se non hanno combattuto, ma hanno aiutato i prigionieri alleati a rifugiarsi, hanno aiutato gli ebrei, hanno in qualche modo dato una mano. Insomma, questa è una bella svolta. Cioè, per la prima volta la popolazione italiana ha fatto una scelta. E come dire, non è stato obbligato, ha affrontato rischi. Professore, c'è Paolo Oliva che dice: buongiorno, è vero che gli americani hanno dato vita alle prime forme di contrabbando? No, direi di no, perché se ricordate la famosa commedia di Edoardo, Napoli milionaria, no, ricordate, ci sono due atti. Cioè un primo atto, come dire, il contrabbando durante la guerra, quindi quando ci sono ancora i fascisti, la famosa scena del, diciamo, di Gennaro Iovine, Edoardo che fa il morto, no, per coprire i viveri nascosti sotto il letto con tutti i personaggi di contorno, un mezzo prevete e così via, e il brigadiere Ciappa che non si fida, no? Non so se ricordate tutto questo sotto un bombardamento. Vuol dire che già c'era. Il mercato nero esplode con l'occupazione alleata. Esplode con l'occupazione alleata per tutta una serie di motivi. Uno, perché sono saltate le vie di comunicazione. Quindi ci sono anche i divieti di circolazione. Quindi ci sono delle pagine molto belle di Agostino degli Espinosa che racconta di queste fiumane umane a piedi, in bicicletta, persone cariche che facevano centinaia di chilometri da Avellino o da Napoli, andavano fino alle Puglie a raccogliere quello che si poteva nelle campagne. E poi c'è un mercato nero, diciamo, più consistente. In più, già esisteva da prima. Il contrabbando esisteva già da prima, ma prima ricordavo il razionamento: erano 150 grammi di pane. Con 150 grammi di pane non si vive. Quindi la gente era obbligata a ricorrere a, come dire, cibi extra, pagando tutto quello che poteva pagare. Ripeto, il mercato nero esplode con l'occupazione alleata, uno perché salta il sistema del razionamento. Cioè, bene o male, l'autorità statale rappresentata dall'Italia fascista, un minimo di controllo riusciva ancora a esercitarlo. E questo salta. E poi c'è la grande marea di fornimenti che passano per il porto di Napoli, cioè proprio perché Napoli è la principale base per logistica americana, passa una fiumana di prodotti per il porto e una buona parte di questi prodotti piglia la strada del mercato nero. Ricordiamo che tra molti soldati americani sono italo-americani. E quindi, come dire, hanno anche rapporti personali come il generale Poletti, tra parentesi, colonnello Poletti. Noi abbiamo una proliferazione di alti incarichi, ammiragli. Poletti, che è il governatore della Campania, della Region 3, è tenente colonnello. Ricordo che il comandante dei Vigili Urbani di Napoli è un generale, quindi per far vedere come la svalutazione dei gradi militari. Charles Poletti è italo-americano.
Abbiamo pochissimo tempo ancora. Il nostro Federico Quagliuolo ci chiede per quale ragione dopo la guerra Napoli fu una città che sostenne posizioni conservatrici, arrivando addirittura al partito monarchico di Achille Lauro. Questa è una bella domanda. Allora, io credo che il motivo sia questo, che i napoletani in tutto questo periodo hanno puntato soprattutto a sopravvivere, cioè la lotta per la sopravvivenza è stato, come dire, l'elemento principale della vita della gran parte dei napoletani in quel periodo. C'è un problema, proprio il mercato nero, ad esempio, offre possibilità di guadagno ai ceti marginali, cioè il popolino, è falso il mito del popolino che si arricchisce col mercato nero, cosa che noi troviamo pure appunto nella commedia di Edoardo, no? Ricordate, Amalia diventa ricca, Spasiano, Riccardo Spasiano, il ragioniere, perde i suoi quartini, perde le sue proprietà e Amalia diventa ricca. Non è vero, assolutamente non è vero. Non nasce una nuova borghesia dal popolino nel dopoguerra, ma il popolino ha la possibilità di sopravvivere grazie al mercato nero. Il mercato nero viene contrastato duramente proprio dai partiti di sinistra, soprattutto dal Partito Comunista. Quindi questo crea come dire, una diffidenza nei confronti, che poi era anche antica, era anche vecchia, nei confronti dei partiti di sinistra. Ci sono tutta una serie di motivi. C'è il fatto che il re Umberto II era vissuto a Napoli, no? Il re di Accoset vivevano nel Palazzo Reale. C'è l'idea vecchia che il nuovo. Anche un forte senso di anti-americani, anti-segreto No, americano. al contrario, in questo caso il popolino ama gli americani, mentre sono i ceti medi e la borghesia ad avere diffidenza, sospetto verso gli americani, perché gli americani cambiano le gerarchie sociali, cambiano il modo di vivere, non è più quello tradizionale. Invece il popolino, proprio per i famosi vessinissimi, con i soldati alleati, proprio perché si lavorava molto con i prodotti americani e così via, il popolino è filoamericano, è apertamente filoamericano. Quindi, voglio dire, lo stesso personaggio. Lauro in questo caso. Allora, Lauro è un personaggio che ha fatto i soldi con il regime fascista attraverso rapporti personali con pezzi grossi del fascismo. Dopodiché viene internato perché è ritenuto fascista pericoloso dagli alleati. Tra l'altro, nella sua villa era stato ospitato Goering, cioè l'episodio del capitano Dons che sequestra la villa di Lauro per una serie di motivi, perché Lauro è fascista e si merita una punizione per, come dire, mettere i suoi uomini al sicuro. Ma il problema di Lauro è, intanto, lui viene internato anche perché continua a fare il contrabbando, in questo caso con il Giappone. Questa è l'accusa che gli fanno gli alleati. Lauro è un personaggio interessante perché, da un certo punto di vista, è la destra estrema, che più estrema non si può, no? Il tradizionalismo, reazionario, monarchico, ma c'è anche elementi di modernità. Io ho sempre sostenuto che Lauro anticipa Berlusconi, no, c'ha la squadra di calcio, Berlusconi pure, c'ha il giornale, certo non c'ha la televisione, ma perché la televisione non c'era, ma il discorso aziendale, no? Cioè, io sono ricco di mio, non ho bisogno, sono sceso in politica, insomma, quella cultura laurina in realtà è un tipo di, chiamiamola cultura, che è stato recuperato molti, molti anni dopo. Quindi, da un certo punto di vista, Lauro è anche un personaggio innovativo, è espressione di quella realtà complicata della Napoli, della guerra e dell'immediato dopoguerra. Senta, facciamo un'ultima domanda, che anzi cerchiamo di unirle, due domande. Dario Reginelli ancora, scatenatissimo, mi collego alla domanda di Paolo Riva e chiedo una parola del prof sul rapporto tra gli alleati e la Camorra, se c'è mai stato. Grazie ancora. E Guido Della Giovanna, gentile prof, si potrebbe sapere qualcosa sul rapporto tra i socialisti e i comunisti con il comando americano? Grazie. Allora, brevemente, sulla prima domanda, i rapporti tra alleati e Camorra. C'è molta mitologia.
Charles Poletti, per esempio, è stato a lungo accusato di aver avuto rapporti con Vito Genovese. Vito Genovese era uno dei personaggi più importanti di Cosa Nostra americana, che era stato espulso dagli Stati Uniti, stava a Nole, era uno dei grandi organizzatori del mercato nero. Allora, si è sempre detto Charles Poletti era legato. Io dico, col cavolo, Vito Genovese viene arrestato esattamente quando Charles Poletti arriva a Napoli, quindi non vedo quali rapporti ci siano. C'è tutta una storia complicata, poi le accuse rivolte a Poletti sono accuse rivolte da rivali politici di Poletti, che poi si scoprirà, loro sì, che avevano rapporti con Cosa Nostra. Allora, diciamo, i rapporti ci sono, ovviamente, ma non sono rapporti strutturati, cioè sono rapporti singoli di singoli personaggi, come ad esempio il rapporto in Sicilia con la mafia. Diciamo che la mafia ci ha tenuto a presentarsi come controparte degli alleati. C'è questo mito, no? Lo sbarco in Sicilia è stato preparato dai mafiosi. Ma scusate, quattro pecorari, perché i mafiosi questi erano. Lo sbarco in Sicilia è l'operazione anfibia più grande della storia, cioè è superiore persino allo sbarco in Normandia. Due armate, migliaia e migliaia di aerei, migliaia di navi avevano bisogno di Calogero Vizzi e di qualche altro sfezzatello di mafioso per fare questo sbarco. Diciamo che sono leggende, scoop giornalistici, che poi in realtà non hanno molto peso nella realtà. Questo brevemente per la prima domanda. Sui rapporti tra socialisti, comunisti e il comando alleato. Vi ricordo che all'epoca in America c'era il New Deal, Roosevelt era di sinistra, l'amministrazione americana era di sinistra. A Napoli erano presenti personaggi come Richard Creeley, che era un comunista americano. Mi hanno raccontato, nella federazione comunista dell'epoca stavano alla fame e un giorno si presenta un soldato americano con un sacco con un quintale di farina. I comunisti americani all'epoca erano molti, moltissimi, quindi voglio dire, è chiaro, quando noi parliamo di americani, se parliamo degli americani di oggi, c'è Trump, che è quello che è, e c'è Obama. Insomma, gli americani sono New York e democratica, certi paesini delle campagne sono repubblicani. Stiamo parlando di un continente, così come gli inglesi, ci sono i laburisti, ci sono i conservatori. Allora diciamo che in questo momento comunisti e socialisti stanno dalla parte degli americani perché c'è la comune posizione antifascista. Comunisti e socialisti si battono per creare un esercito di liberazione, sostengono la resistenza, quindi da questo punto di vista sono dalla parte degli americani. No? Gli americani sono visti come alleati, poi cambieranno e ovviamente tra gli americani ci sono i New Dealers, ma ci sono anche quelli dei Ku Klux Klan, ci sono anche i filofascisti, insomma, le posizioni sono ovviamente molto differenziate. Tutto cambierà con il dopoguerra, con la guerra fredda, col fatto che Napoli è una base NATO, e quindi qui ci sarà proprio una netta chiusura degli americani nei confronti delle sinistre. Ma questo è uno scenario successivo, non quello degli anni 40. C'è Mario Alamaro che chiede, professore, cosa intende per comunisti americani nella Federazione di Napoli? No, ho raccontato. Mi hanno raccontato che nella Federazione Comunista di Napoli, ridotti alla fame, non sapevano come sopravvivere, e un bel giorno si presenta un soldato americano in divisa che regala alla Federazione Comunista questo sacco di un quintale, se non ricordo bene la quantità, ma insomma è un quintale di farina. Quindi voglio dire, no, non sto dicendo che gli americani erano comunisti, assolutamente no, ma sto dicendo che tra gli americani ci sono molti personaggi di sinistra, ma penso anche a intellettuali americani presenti in quel periodo, fotografi. Robert Capa, faccio un esempio, Robert Capa è un sofisticato, raffinatissimo esponente della cultura progressista americana, quindi c'è tutto un gruppo di, anche John Mars, no, John Mars viene a Napoli, John Mars è un altro
raffinatissimo intellettuale americano, c'è un rapporto molto forte con Napoli, anche di questa componente di sinistra degli Stati Uniti, così come dell'Inghilterra. Personaggi, vediamo nella letteratura, John Barnes da una parte, la galleria, lo stesso Norman Lewis, Napoli 44, che è un altro versante. E con queste belle parole su un chiarimento politico ci salutiamo con il professor De Marco, la ringraziamo per essere stato nostro ospite, per averci risposto e delucidato su tantissimi argomenti. E niente, ci vediamo domenica prossima alle 12.30 con Luigi Musella, vice direttore del reparto di scienze storiche dell'Università Federico II di Napoli, per parlare dell'evoluzione della storia della politica napoletana. Un saluto a tutti e buona domenica. Buona domenica a tutti.